Salve a tutti amici di Spazio, eccoci qua con un riassunto delle principali news di oggi. Molti utenti hanno accolto positivamente il nuovo programma di Apple riguardo la sostituzione delle batterie. A qualche mese dal suo inizio però iniziano a venire a galla anche i primi problemi con le conseguenti prime lamentele da parte degli utenti. Vi riporto subito un paio di episodi che hanno segnato proprio l'inizio di questi problemi e che spiegano anche un po' il titolo del podcast di oggi. Qualche giorno fa, nel Regno Unito, un utente ha portato il proprio iPhone da Apple per sostituire la batteria. L'azienda successivamente ha contattato l'utente informandolo che, oltre alla sostituzione della batteria, che costa da programma mediamente l'equivalente di 29 euro, dovrà pagare ulteriori 200 sterline per riparare anche un'ammaccatura posta sul bordo dello smartphone. Ad un altro utente, questa volta negli Stati Uniti, oltre ai 29 dollari per la sostituzione della batteria, sono stati chiesti addirittura altri 340 dollari per riparare anche microfono frontale e speaker audio, senza che l'utente l'abbia effettivamente richiesto. Apple sul proprio sito internet giustifica questi costi aggiuntivi spiegando che se il vostro iPhone ha qualche danno che ostacola la sostituzione della batteria, come ad esempio uno schermo rotto, questo danno dovrà essere prima riparato e poi successivamente si potrà procedere con la sostituzione. Quindi effettivamente Apple vede certi danni ad iPhone come proprio degli impedimenti fisici e tecnici per sostituire la batteria. Stando alle segnalazioni degli utenti, però sembrerebbe che Apple voglia aggiustare ogni minimo danno dello smartphone a tutti i costi, pur non essendo direttamente collegato alla batteria. Staremo a vedere come si evolve questa storia e nel caso vi forniremo eventuali risvolti, positivi o negativi che siano, nelle prossime puntate. Apple pubblica i risultati fiscali del secondo trimestre del 2018. Si parte con un ricavo di 61 miliardi di dollari, un totale di 52 milioni di iPhone venduti e soli, si fa per dire, soli 9 milioni di iPad venduti. Una crescita sulla vendita dei suddetti dispositivi che segna un aumento rispetto allo stesso periodo però relativo all'anno precedente. Si parla di circa il 3% per iPhone e circa il 2% in più per iPad. In negativo è invece il tasso di crescita per le vendite relative a Mac, che segnano invece un calo di ben 3 punti percentuali. I risultati appaiono subito del tutto opposti a quelli che avevano previsto gli analisti, che avevano dato per spacciato iPhone X e anche non si aspettavano ricavi così elevati, quando invece addirittura il fatturato è aumentato del 16% rispetto allo stesso periodo fiscale dello scorso anno. Il CEO di Apple, Tim Cook, non ha fornito informazioni dettagliate riguardo le vendite di iPhone X, ma ha comunque affermato che il dispositivo ha venduto molto bene, in contrasto con i rapporti degli ultimi mesi. Cook ha infine confermato che Apple continuerà ad offrire diversi iPhone per andare un po' incontro alle differenti necessità degli utenti. Un chiaro riferimento quindi alla tanto vociferata lineup del 2018, composta addirittura da ben 3 iPhone differenti. Ancora notizie dall'F8 Facebook che si è tenuta proprio nella giornata di ieri. Nel podcast precedente abbiamo accennato qualcosa parlando delle novità legate a WhatsApp ed Instagram con videochiamate di gruppo, realtà aumentata e tutti i vari annessi e connessi. Oggi parliamo invece delle altre due novità presentate durante l'evento, iniziando proprio dall'app Facebook Messenger, di cui a breve uscirà un aggiornamento molto importante che introdurrà un'interfaccia grafica totalmente ridisegnata in modo da rendere il tutto più semplice, pulito ed immediato. In sostanza l'app verrà liberata da tutte le funzioni superflue, come ad esempio i giochi che impediscono un utilizzo comodo. L'aggiornamento porterà con sé anche una dark mode e quindi una modalità extra con schermate dai toni più scuri. L'altra novità presentata ieri riguarda invece un nuovo servizio che verrà lanciato a breve e che si porrà come diretto concorrente di Tinder e altre piattaforme simili. Si tratta di una vera e propria funzione che favorirà gli incontri online e che sarà però implementata direttamente ed opzionalmente all'interno dell'app di Facebook per smartphone e tablet. La nuova funzione in linea con Facebook abbraccerà anche in questo caso il senso di community con integrazioni per eventi e gruppi e si è inoltre parlato anche di uno strumento chiamato Unlocking che consentirà agli utenti di Facebook che vorranno utilizzare la piattaforma per il dating di rendere visibile il proprio profilo ad altri partecipanti. Le chat della nuova piattaforma saranno ovviamente separate da quelle di Facebook Messenger in modo da dare l'accesso solo ed esclusivamente agli utenti che ne faranno richiesta.
Passiamo adesso ad altre due notizie di quelle che ci piace tanto ascoltare o leggere, due di quelle notizie che ti ispirano e ti fanno capire come spesso i dispositivi, Apple o non Apple che siano, abbiano un ruolo determinante anche in ambiti totalmente diversi da quelli che siamo abituati ad osservare. Apple Watch è ancora una volta protagonista di una storia, fortunatamente a lieto fine. L'ultimo episodio viene dalla Florida, dove lo smartwatch dell'azienda di Cupertino ha avvertito una ragazzina di 18 anni di un'anomalia del suo battito cardiaco che poteva costarle la vita. Si sta parlando di circa 190 battiti al minuto. Dopo le dovute analisi è emerso che Diana Richtenwald soffre di una malattia renale cronica non scoperta negli anni precedenti. La madre di Diana ha inviato una lettera ad Apple per ringraziare l'azienda, perché Apple Watch ha salvato letteralmente la vita della figlia. Tempestiva anche la risposta diretta di Tim Cook, che si è detto felice ed ispirato nel leggere la storia, in quanto Apple Watch, al di là della bellezza e dello svago, ancora una volta si è reso uno strumento di diagnostica indispensabile per la vita dei suoi utenti. Adesso cambio musichetta perché devo mettere questa cosa motivazionale proprio alla base, e chi è fan come me potrà darmi ragione, perché l'altra notizia con cui chiudo è invece una matrice decisamente più simpatica e spensierata, ma allo stesso tempo molto interessante, perché di recente è emerso un dettaglio alquanto curioso che unisce iPhone alla realizzazione, pensate un po', del film Iron Man del 2008. Jon Favreau, regista del film che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe, culminato ora nella prima parte di Avengers Infinity War, una volta partita la post-produzione del film, ha richiesto che l'HUD, ovvero le schermate che compaiono all'interno dell'armatura che caratterizza il famoso supereroe, riprendesse la stessa intuitività introdotta dal primo iPhone, che era stato presentato circa un anno prima. Parliamo del 2008, quindi iPhone è stato presentato nel 2007. Favreau, che ha anche interpretato Happy, l'eccentrica guardia del corpo di Tony Stark nell'intera trilogia, rimase affascinato da iPhone, un dispositivo innovativo ma allo stesso tempo semplice ed intuitivo. Bene, queste erano le principali notizie di oggi, io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento a domani con Taltre 3 News, sempre qui su Espazio. Ciao! Vi ricordo che se volete seguirci ogni giorno potete farlo anche attraverso YouTube, non solo su Spreaker ed iTunes. È semplice, cerca Espazio su YouTube e poi fai un clic sul tasto iscriviti. Poi fai la stessa cosa anche sull'icona della campanella per ricevere le notifiche. Ciao!